Ciciretti, ancora Cane, il pallone all'indietro per Damonte, subito per Izzillo, ricordiamo Izzillo autore dell'assist, ancora Ciciretti, prova il tiro Ciciretti e il gol di Ciciretti, che gol del Messina, un gran tiro di Ciciretti che trova l'angolino dove non può arrivare Rossi e adesso una gran beffa per la Lupa Roma perché il Messina in due minuti, Rossi e quindi rimonta completata per il Messina che era sotto 1-0. Su Ciciretti, area di rigore, Ciciretti, grande giocata, Ciciretti, il traversone sul primo palo, rasoterra, deviata in calcio d'angolo e sta proprio convincendo sto ragazzo, classe 1993. Evento, punta Zanini, Melara, Melara, limite dell'area, Melara, questo pallone per Ciciretti, la conclusione e il gran gol di Ciciretti, una doppietta per lui, non esulta, evidentemente per rispetto dei propri ex tifosi, 4-0, goleada al San Filippo, amici. E ora qualche fischio piove dalle tribune del San Filippo, come è normale che sia. Bastianoni fino a questo momento migliore in campo per il Catania, gran numero di Ciciretti, Marotta perché si è anche divorato due grandi occasioni da gol, il numero 10 del Benevento, ma in questo momento sta creando grandissimi problemi Benevento di Auteri. Nunzella sbaglia anche lui, Catania molto falloso. Ciciretti, eccolo servito Ciciretti. Quasi al limite dell'area, Ciciretti si accentra, Ciciretti, Ciciretti, Ciciretti potrebbe proporre il sinistro, eccolo! Ed è il quarto gol del Messina. Ciciretti, il secondo sigillo personale con la maglia bianco scudata, una media niente male per lui, arrivato nelle festività natalizie qui sullo stretto. 4-0 e come promesso in settimana festeggia con un selfie come Francesco Totti, suo ex capitano. Ciciretti ha giocato, e questo riguarda il tempo regolamentare, sconsolato, sconsolato, veramente sconsolato al centrale del Benevento, forze fresche, prova ad attaccare Ciciretti, calcia direttamente in porta Pisseri con i pugni, ma che punizione ha fatto Ciciretti, low di destra, ancora Melara, tutto solo al centro c'è Marotta, pallone però per Sissé, cross al centro per Ciciretti di destro, di piede Gragnaniero Marotta, di tacco di Marotta per Sissé, memoria il Benevento, sull'lato di destra Ciciretti converge, cross al centro per Marotta di testa, è 2-0! Corretto per la squadra di Auteri che è riuscita a liberare centralmente due uomini contro uno della Juve Stabia, Mazzeo ha fallito, una grande occasione da gol, ancora però Benevento con Ciciretti, gran tacco. Per il Messina con Bortoli che tenta il sinistro, poi ci riprova Ciciretti e gol! Il gol del Messina, vantaggio dei siciliani con Ciciretti al sesto minuto di gioco del Melfi, mentre continuano a far festa i biancoscudati in campo. Poi Florio che alza uno strano campanile, perde un brutto pallone l'Ischia, De Falco di tacco volante Ciciretti per Ciciretti. Limite dell'aria, penetra Ciciretti, la conclusione, il palo colpito da Ciciretti che con questa straordinaria opportunità. Vicente, non arriva il pallone a Di Piazza, in netto anticipo c'è Pezzi che allontana il pallone, ottimo l'aggancio di Ciciretti che va giù, fallo di Vicente e ammonizione. Poi De Falco, Cruciani, dentro per Ciciretti. Ancora Ciceretti, entra in area, Ciceretti, la conclusione, la palla in rete, il vantaggio del Benevento al minuto numero 49, proprio al foto finish il gol di Amato Ciceretti e dunque si sblocca il parziale proprio all'ultimo minuto. Campagnacci, mossa vincente quella di mister Auteri perché Ciceretti ha segnato il gol che
potrebbe regalare i tre punti al Benevento. Punge puntuale dalle parti dell'attaccante giallorosso, di lui c'è Marino, buona la finta di Marotta, Ciciretti in area di rigore, cross al centro per Mazzeo, incredibile, giri giusti da De Falco, gancia il pallone Fabrizio Melara, sicuramente uno dei più positivi in questa prima parte di stagione. Gioco di gambe di Ciciretti che va giù, subisce fallo, punizione. Tavares anticipato, il solito Sissè per Ciciretti, punta l'uomo e Zanini, Ciciretti lo scavalca, Ciciretti si accenta, attenzione, potrebbe tentare la conclusione in porta, preferisce invece l'appoggio su Melara, Melara defilato. Attenzione ancora Ciciretti tra le linee, ha preso palla a 20 metri, prova Ciciretti, che gol! Benevento in vantaggio! Benevento in vantaggio al Massimino! Una sventola da parte di Ciciretti! Anche nel primo tempo, troppo spazio dato al numero 10 del Benevento, è andato via e di sinistro a buco. Anche l'impatto di Russotto sulla partita veramente debole. Attenzione alle autostrade in casa Benevento, si aprono canali. Melara contro Bergamelli, affrontato, raddoppiato, tutto solo, ancora Ciceretti e chiude la partita al Massimino. Ciceretti, Benevento 3, Catania 0. Volta a buon gioco la difesa del Messina, ma solo per un attimo, ancora Mattera. Ciciretti, il cambio di campo intelligente da questa terme del match, 0-0 tra Benevento e Lupo Castelli, in avanti Marotta prova a proteggere il pallone, lo fa bene per Ciciretti di sinistro da fuori in qua... con il Benevento contro il Melfi. Benevento poi eliminato dal Foggia, Ciciretti di sinistro, in qualche modo Caio Secco respinge in aria, prova a saltare Rosato, si appoggia poi su Marotta, in area per Ciciretti, ancora Ciciretti, gioco di gambe di sinistro, Ciciretti con i pugni. Un contatto, fa laterale per il Benevento già battuto, scivola Freddi su Marotta, reclama per una spinta Marotta, mezzo e mezzo per Cruciani, 1-0 per il Benevento al 31esimo del primo tempo. Azione viziata da una spinta di Marotta su Freddi. Staremo a vedere poi quale sarà la decisione. 6 a Quaro di mettere il pallone direttamente in fallo laterale. Benevento che è partito subito forte. Ciciretti prova a far tutto da solo. Doppio passo, va via Ciciretti. Sulla di destra, cross al centro. Anticipato si sei all'ultimo. Si allunga il pallone e lo perde. E ora De Falco mette in movimento Ciciretti. Assist di Ciciretti a cambiare fronte. Mazzeo. Ultimo tappetta, quarto tiro dalla bandierina. Ciciretti cross al centro. Pallone lungo di testa. Prova la sponda Mattera. Ciciretti, servito da Melara, nello stretto, Mazzeo, scambiano i due, triangolo che riesce, ancora Ciciretti, alza la testa d'esterno! Disponibili soltanto Del Pinto e De Falco che hanno giocato sin dall'inizio e poi un attaccante con tanti nomi che si sono fatti ma nessuno, insomma, che è ancora arrivato. Ciciretti, il traversone, la finezza e il grandissimo gol! Assiste ancora a sinistra il Benevento, occhio a Sissè che potrebbe aprire su Ciciretti, il tiro di Ciciretti e il vantaggio del Benevento al minuto 6 di questo primo tempo, il classico gol dell'ex. Dei corner, 0-0 il parziale, dalla bandierina Ciciretti, cross al centro, colpo in testa di Lucioni. Ciciretti apre la sfera sulla sinistra, Santino in netto vantaggio e lo anticipa, c'è Lucioni, pallone poi recuperato da Del Pinto, Ciciretti va via a Tomi per Lopez che prova a sprintare in velocità, cross al centro, pallone al piano da Ciciretti, Sissè! L'attaccante guineano, Benevento 2, Melfi 0, cambia il parziale al 43esimo. Bonifazi è andato giù, non c'è fallo secondo l'arbitro, pallone recuperato da Melara, ancora Benevento con Angiulli, Ciciretti che c'è, Padella, Melara, ancora Ciciretti, posizione regolare, Ciciretti
Da quelle parti c'è Melara, nello spazio per Sissé, a tu per tu con Gragna. Apre il gioco sulla sinistra, dove c'è Bonifasi. Netto anticipo c'è Melara, che si stanno nuovamente scoperta. Ciciretti, contropiede, 4 contro 4. Ancora Ciciretti, attende l'arrivo di Melara sul lato di destro, servito Campagnacci. Duello ancora in velocità con Bonifasi, lo vince Campagnacci in area di rigore, si appoggia a Ciciretti, alza la testa, tutto solo, ancora Giulli. Sinto, non può servire i compagni perché è in fuori gioco. Posizione regolare però di Ciciretti, che riesce ad invenire con i tempi giusti sulla... con De Falco, la gira a destra tutta dove c'è Matera. Ciciretti, ottimo il gioco di gambe su Della Corte, ancora Ciciretti prova ad entrare in area di rigore, Della Corte lo mette giù, l'arbitro in un fazzoletto e la sfera finisce a Sissé, è liberissimo a destra Ciciretti, non un gran pallone quello di Sissé, Ciciretti entra in area di rigore, è da solo, prova a servire un compagno che non c'è, si propone dietro di lui Melara, Matera, di nuovo palla messa in mezzo, poi grandissimo l'intervento difensivo di De Falco che fa ripartire direttamente suoi con Ciciretti. Cancellotti è in fuorigioco di Hop, Cancellotti apre benissimo verso Liotti, ma è ancora più bravo Pezzi. Con l'esterno Ciciretti per Sissé, fischia il pubblico di Castellammare, fischia anche l'arbitro Paolini, parte Ciciretti, Russo respinto. Minuti fa di testa su azione di calcio d'angolo, aveva sfiorato anche la prima frazione di gioco. Ciciretti nello spazio, prova a cercare Matera che ha servito Melara. Ciciretti salta netto Petta, cerca e trova Melara che può sprintare in area di rigore, Melara si allunga il pallone, lo recupera ancora Melara del Benevento, Melara 4 contro 3, ancora Melara, dall'altra parte c'è Marotta tutto solo, ignorato Ciciretti in area di rigore, cross al centro Marotta, 3-0 Marotta tutto solo, Benevento 3 Casertana 0, tripletta di Marotta e terzo assist di Ciciretti. Minuti fa di testa su azione di calcio d'angolo, aveva sfiorato anche la prima frazione di gioco. Ciciretti nello spazio, prova a cercare dalla lunghissima distanza Gori, di prima Troiani per Ciciretti, alza la testa Ciciretti, prova a fare tutto da solo, ancora Ciciretti e Giuliano gli nega la gioia del gol. Benevento che conquista il quinto tiro dalla bandierina, Benevento che preme, Benevento che per la mole di gioco meriterebbe il gol, gol che però non arriva fino a questo istante per imprecisione del Benevento e per la bravura di Giuliano. Ciciretti, cross al centro, Lucioni anticipa tutti, il pallone tutta, la rimessa da Lopez per Sissé, alza la testa, poggia corto su Ciciretti, attende l'arrivo di Troiani, serie di finte di Ciciretti di destro, primo squillo di Amato Ciciretti dopo 60 secondi, il pallone finisce non di molto al lato della porta difesa da Rino Giuliano, classe 1984, ci ha provato di destro Ciciretti, lui che è un sinistro naturale, Benevento che però ha fatto subito capire le proprie... Tiro da fuori di Andrea De Falco che non ha lasciato spazio a Mauro Antonio, apre il gioco sulla destra dove c'è Ciciretti, ancora De Falco, in avanti a Cervini, Cruciani di testa. Corre il controllo, interviene Mazzeo che si gira, pallone messo fuori. Ancora Ciciretti, in area di rigore, Mazzeo! Fabio Mazzeo! Ischia 1, sale forte l'urlo dei sostenitori presenti sulle gradinate del Giro Vigorito. Partita